Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Voglio partire da una voce di calciomercato invernale, chiaramente ormai siamo più vicini a quell'invernale e a quello estivo, in merito alla Juventus, cioè Bernardeschi potrebbe far ritorno alla Juventus in prestito per i 6 mesi, gennaio-giugno, appunto per via del calendario del calcio americano. E è una notizia che ci ha un po' sconvolti, perché parliamoci chiaro, Bernardeschi è un giocatore che abbiamo lasciato senza troppa sofferenza. Ricordiamo che fece molto bene l'anno di Allegri, quella famosa partita contro l'Atletico di Madrid. Poi si riprese verso la fine, nell'ultimo suo percorso alla Juventus, però di fatto nel complesso, rispetto anche alle spese, insomma, avuto per lui, eccetera, eccetera, il percorso di Bernardeschi è stato insufficiente, forse non gravemente, perché comunque ha fatto un paio d'anni molto, molto buoni, però sicuramente nel complesso non bene. Ed è un giocatore che non ci siamo poi così, di cui non proviamo grande nostalgia. Questa cosa è venuta fuori appunto perché la Juventus sta avendo molti problemi al centrocampo. È anche vero che però Bernardeschi non è un centrocampista, comunque che non è sostituibile in qualche modo, sostituto di un Fagioli piuttosto che di un Pogba. Però anche ora che è entrato questo discorso nell'ottica di la Juventus cerca giocatori a centrocampo. Sappiamo anche che la Juventus cerca un giocatore come esterno, sappiamo anche che Ealing Junior è un giocatore che in questo momento può essere utilizzato come terzo centrocampo, come esterno in un 3-5-2, e anche su di lui ci sono delle voci che spesso lo vedono altrove in prestito o non in prestito, ma insomma Bernardeschi in qualche modo ci è stato accostato. Cosa penso? Ora non è che è tanto un discorso legato al Bernardeschi sì, Bernardeschi no, cioè è verosimile che avvenga questa cosa oppure no, magari è una cagata e stiamo parlando per niente, però la logica che voglio in qualche modo commentare è quello, cioè cosa ci serve in questo calciomercato. Bernardeschi è un no, sia per i motivi che ho detto prima, cioè è un classico ritorno che non ci dà nulla, non ci dà un valore aggiunto, ma è anche un no perché non è il profilo che in questo momento cerchiamo. Qualcuno ha ipotizzato, anche parlandone, che in qualche modo l'arrivo di Bernardeschi sia un modo per completare quello che potrebbe essere un ruolo di esterno che ci manca, anche se effettivamente ci manca un altro tipo di esterno più che un Bernardeschi da questo punto di vista. E quindi focalizzare attenzioni e anche l'economia della Juventus, le finanze, in un profilo a centrocampo, inteso come centrocampista centrale di altro tipo. Però questa cosa non mi convince, cioè non è che siamo per forza di cose costretti a prendere un giocatore che non dà alcun valore aggiunto, che non fa al caso nostro solo per liberare finanze altrove. Va anche detto che Bernardeschi è andato a svernare in un campionato che non è probante come il nostro. Quindi comunque c'è questa cosa qua. Ci prendiamo un giocatore che abbiamo lasciato con una malincuore, che è andato a fare nell'ultimo anno un'esperienza interessante, ma dal punto di vista agonistico, non a livello di quella che purtroppo è comunque della Serie A, che non è che sia nulla di che, però diciamo che il calcio europeo ancora detiene il primato. Da questo punto di vista non vedo perché si debba fare questo ragionamento. La Juventus però ha bisogno di un centrocampista, sì, ha bisogno di investire in un centrocampista, ha bisogno anche forse di in questo momento puntare anche su quelli che hanno, abbiamo ad esempio su un Miretti, quindi valorizzare un giocatore già presente, giovane, o valorizzare altri profili giovani, e penso che la Juventus senza Coppa e questa Juventus possa permettersi di osare un po' di più, rischiare un po' di più su profili più giovani inesperti, perché è vero che l'obiettivo di puntare alla Champions c'è, ma penso che con la squadra che abbiamo l'obiettivo Champions sia d'obbligo e sia chiaramente anche il minimo. È una Juventus che non può competere per vincere lo scudetto, o comunque può competere, ma magari non è chiaramente la squadra più forte del campionato, però deve mettersi in testa di raggiungere la zona Champions e può farlo con questa rosa, anche al netto dell'assenza di Pogba, che comunque è stato assente sempre di recente da quando è arrivato la Juventus, e di Fagioli. La Juventus ha bisogno di un centrocampista e penso che sia utile, anche prima del discorso fatto di Pogba, un investimento su un centrocampista di un livello già interessante. Qualcuno diceva Kefren Duram e chiaramente come dire di no, cioè quello è il profilo ideale da questo punto di vista, ma anche se non fossero lui i profili che chiaramente possono fare il caso nostro per un centrocampo a 3 in questo momento. Sembra il 3-5-2 in qualche modo l'obiettivo da raggiungere almeno per questa stagione. E poi sì, servirebbe anche un esterno, ma non un esterno che in qualche modo sia un Bernardeschi, che è molto atipico, ma più che altro un esterno che possa sostituire a destra il buon non Ealing Junior che sta a sinistra, ma il buon Weah, che è un giocatore che chiaramente ancora va integrato, che in questo momento vede il connazionale McKennie un gradino sopra, però McKennie chiaramente non è un esterno, per quanto lo stia facendo bene, va detto in questo periodo.
non è un esterno. Tra l'altro McKennie, che in questo momento dovrà prendere sicuramente il posto di centrocampo di quelli che non possono giocare, quindi McKennie per me va centrato per fare il classico numero 8 sulla mezzala, al posto di Pogba, anche se numericamente, non qualitativamente, e quindi a destra resta un problema in assenza di McKennie a destra, resta un problema perché UEA ha bisogno di qualcuno che lo sostituisca. Sappiamo che a sinistra con Kostic e Cambiasso siamo a posto, il Junior chiaramente è un profilo che sta benissimo a sinistra da quel punto di vista e può fare anche il terzo di centrocampo, sempre sul centro-sinistra, e quindi da questo punto di vista con un acquisto potremmo veramente un po' guadare la stagione mettendo a posto i pezzi. Poi è chiaro che se escono altri dobbiamo fare ragionamenti di altro tipo, però sicuramente alla luce di quelle che sono le necessità, cioè avere un centrocampista forte e in più, e chiaramente per un esterno, non è Bernardeschi la soluzione. Per me non è la soluzione dal punto di vista del profilo in sé, e non è la soluzione dal punto di vista del prendo lui perché così spendo un po' meno su un ruolo tipo l'esterno, che magari è un po' secondario, e investo altrove. Io onestamente preferisco stare così come siamo, prendere un profilo solo e non prendere Bernardeschi. Onestamente le minestre riscaldate poco ci piacciono, tendenzialmente non vanno sempre bene, e poi parliamo di minestre riscaldate, che vuol dire che non è che fossero grandi minestre prima di essere riscaldate. Da questo punto di vista penso che chiaramente se parlassimo di un ritorno, non so, adesso giocatori parlarne è difficile, ma un giocatore forte, che è stato forte, che non c'è ceduto, tipo un ritorno di De Ligt, con tutti i difetti, ma volesse tornare con un ribasso di ingaggio, spendendo meno di quanto l'abbiamo venduto prima, direi, beh, De Ligt ha 24 anni, cioè non è che ci sputi sopra, ma non parliamo di questo profilo, parliamo di un altro tipo di profilo. Tra l'altro anche in difesa potremmo fare un discorso, ma probabilmente ci facciamo bastare quelli che ci sono adesso. Ditemi qui sotto cosa ne pensate di Bernardeschi, anche se penso che il 95% di voi probabilmente la penserà più come me, che chiaramente ha fuori del suo ritorno. Il discorso chiaramente vuole anche andare in direzione non solo di parlare di Bernardeschi, ma parlare anche di quello che effettivamente ci serve a gennaio, alla luce del fatto che Fagioli per 7 mesi, cioè fino praticamente alla fine della stagione, non ci sarà, quindi tornerà di fatto alla prossima stagione o al massimo l'ultima partita, le ultime due, e Pogba, penso che il discorso sia ancora più da accantonare per tanti motivi. Commenti qui sotto, come sempre Forza Juve, e alla prossima. Ciao! Juve, grido forza Juve, la partita di me chi la chiude, non mi diverto, senta almeno 6 sfide al mese, prendi la cena.